una manifestazione importante, bella, di rilievo, che oltre al mondo dell'arredamento propone anche tutta una serie di attività legate al concetto di abitare, che aiutano anche a trattenere il pubblico, vintage, salone degli sposi, tutta un'attività di corsi e dimostrazioni legate all'ospitalità, e il prossimo weekend il festival delle arti manuali, tutta la creatività maschile e femminile. Ci sono tra le soluzioni proposte dai produttori soluzioni che vanno in questa direzione, però una fiera è palcoscenico, dove all'interno del quale deve essere presente tutto il sistema produttivo, e quindi io sono orgoglioso di vedere che ci sono i produttori diciamo storici, tradizionali, e produttori moderni magari più attenti alle tecnologie, che ci sono un gruppo di artigiani del Casentino che si è unito e consorziato per essere presente e far riconoscere la qualità dei mestieri, così come i negozi che hanno voluto con una galleria di prestigio chiamata Glam Gallery far vedere anche la marca, il valore del brand, il valore dell'oggetto. Quindi per finire, la somma diciamo di tutte le diverse tipologie di arredamento rendono forza un salone, perché chi viene a visitare deve trovare tutto. Un'altra cosa importante è concomitante, mi sembra, 25-26 c'è anche quella cosa molto sfiziosa che ha fatto l'emblema di Lucca, cioè i comics. Sì, questo è un salone che è contemporaneo ma non collegato ad abitare, sono parecchi anni che si svolge da noi ed ha il suo pubblico di appassionati, e io penso che quest'anno si ripeterà anche ancora una volta un buon risultato di questa manifestazione. Arezzo Comics.